Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula. Dobbiamo prima cosa ringraziare il professor Nivola che ha offerto al pubblico questi disegni che sono di sua proprietà e che sono stati fatti da Le Corbusier nel periodo sia dell'occupazione tedesca in Francia sia poi in America. E purtroppo la mia voce è questa, non c'è microfono, non posso fare altro. E, secondo me sono molto importanti questa sua attività di pittore, che tra l'altro raccoglieva metà della sua giornata, è molto importante anche per capire la sua opera di architetto. Del resto le sue parole, Le Corbusier ha scritto diverse cose sull'argomento, basterebbe questa sua frase per capire l'importanza di queste cose. Lui dice che allato dal suo mestiere movimentato dell'architetto moderno, coltiva un giardino tranquillo destinato all'arte. Occuparsi dell'arte è come farsi proprio giudice e suo solo padrone. Ci si trova davanti a una tavola rasa, a ciò che noi ci iscriviamo sarà il prodotto infalsificabile della nostra personalità. Questo significa la piena coscienza della responsabilità. Qui ci si mostra e ci si riconosce. E quello che siamo realmente, né più né meno. Questo significa offrirsi lealmente al giudizio del pubblico e non nascondersi dietro al caso che non ci rende responsabili in caso di sbagli e che si nasconde in caso di non riuscita. L'architetto esige che i suoi compiti siano chiaramente formulati. E questo è il momento decisivo. È molto importante, dicevo, questo fatto di questi disegni e i temi che lui ha sviluppato in questi disegni. Ha sviluppato più che altro queste sue forme, diciamo, figurative, che è un tema che poi lui ha ripreso nell'architettura, perché tutti conosceranno la Chapelle de Rochamps, che ha queste sue curve che sono studiatissime, che lui ha studiato per anni, e che sono il risultato di questo suo lavoro continuo di pittura e di ricerca. Forse queste opere rispetto a quelli degli altri francesi più famosi non sono bellissime, perché per lui secondo me erano degli studi e delle sofferenze per arrivare a qualcosa di importante e di pratico. Quello che è importante in Le Corbusier è proprio questo, il fatto che lui abbia fatto tutto a livello dell'uomo. E quindi è partito dall'uomo per arrivare all'architettura, qualcosa in cui ci si sente accolti e non estranei. E io penso che questi disegni rappresentino proprio questo. E si può notare in molti proprio questa necessità che ha lui di chiudere le cose con un orizzonte e proprio questo suo senso dello spazio che si ripete in quasi tutti i suoi quadri, perché l'architetto non è disgiunto dall'artista e dal disegnatore, e quindi il disegno gli è servito poi per portare e studiare meglio questa architettura. Come dicevamo ieri con Nivola, le sue forme curve che sono estremamente studiate, che ha studiato per anni, perché per arrivare a Rochamps, che mi sembra che è del 65, e questi primi disegni che fanno vedere queste prime curve addirittura sono del 40, quindi ci ha messo 25 anni, sono stati però mal interpretati dalla maggior parte dell'edilizia moderna. Adesso c'è la moda di queste curve che sono gratuite. Invece in Le Corbusier ogni segno è studiato e ha un suo significato, ha una sua importanza. E penso che questo sia l'insegnamento maggiore che ci può dare questa mostra e può avere un significato molto grande anche per tutti quelli che lo vedono. Poi passo la parola al professor Nivola, che ha conosciuto Le Corbusier per anni e quindi potrà parlarvene meglio di me. Qualcuno ha chiesto a Le Corbusier: è vero che lei è un pittore della domenica? E lui ha risposto: anche dei giorni festivi. La
Le Corbusier ha preso questo aspetto, la pittura, il disegno artistico, molto sul serio, tanto che, come ha detto la signora Segni, ha impiegato metà del suo tempo, letteralmente, tutti i pomeriggi per la pittura. Quindi si sente... Non sentite? Mi giro allora ogni tanto. C'è una certa esitazione nella riconoscere a Le Corbusier una qualità importante come pittore, anche dovuta, penso, all'avarizia dei nostri tempi, al fatto che il talento non è distribuito democraticamente. E qualcuno ne riceve, lo riceve, altri no. È una cosa che offende un po' tutti. Allora, se uno ha dimostrato di avere talento in un campo, perché dovrebbe averlo anche in un altro? Così diventa un po' un'ingiustizia. Ma certamente è una delle ragioni perché io ho creduto di portare questi disegni qui a Cagliari, che lui ha lasciato a me nel mio studio, dove lui si rifugiava negli anni che ha trascorso in America dal 46 al 50, che era in occasione della progettazione per il Palazzo delle Nazioni Unite. E così ho anche insinuato che forse questo era il motivo ufficiale, che la vera ragione della sua venuta in America era piuttosto simile ai motivi che spingevano i maestri del Rinascimento a venire andare a Roma o a Milano per offrire il loro servizio ai principi del tempo. E anche lui in un certo senso cercava questo grande padrone, questa persona responsabile che gli dicesse voilà, lei si occupi dell'architettura, cosa che se ne intende, io mi occupo degli uomini o dell'economia o di qualche cosa del genere. E comunque ci trascorse parecchio tempo e che contrariamente all'immagine che lui stesso cercava di proiettare come l'uomo moderno, difensore della velocità, amante della velocità, dell'efficienza, questo in realtà non rispondeva all'immagine, in realtà qualche cosa era rimasto in lui del gentiluomo dell'Ottocento che non riusciva a venire a termini con questo modo di fare dell'uomo moderno efficiente che ha impegni in sequenze di ogni minuti. I suoi impegni li distanziava in termini di giorni, per cui gli rimanevano dei margini abbastanza lunghi di tempo che lui non perdeva così stando con le mani in mano o addormentandosi. Erano anzi in questo modo potuto assistere forse ai momenti più creativi del maestro, cioè quelli che sono la creazione, l'invenzione, non è necessariamente frutto di un atto di volontà o di un metodo sistematico, ma avviene anche in uno stato di attività disinteressata o di contemplazione, cioè osservando le cose non per volerle usare o servirsene, ma osservandole in modo distaccato e quindi entrando nel fenomeno poetico che porta a tante considerazioni. Abbiamo una. Ciao. Io ho conosciuto Le Corbusier, ripeto, come artista, e l'ho conosciuto in America. Nel suo ufficio di architetto non sono mai stato, ho visto l'ufficio d'architettura solo quando l'hanno portato dopo la morte nell'ufficio.
Nelle mie visite a Parigi lo visitavo nella sua casa e nel suo studio. Quindi era un rapporto così di amicizia, anche il fatto che di averlo conosciuto all'estero e non in Francia, e quindi anche da parte sua un desiderio di fare delle amicizie in un posto, come tutti sappiamo, uno all'estero, in una città straniera, uno si sente più isolato e anche meno protetto. Ho avuto modo, ripeto, per questo modo di spaziare i suoi impegni con le Nazioni Unite e con altri a distanza di giorni, per cui potevo trascorrere gran parte del suo tempo visitando la città, visitando mostre o semplicemente discutendo, analizzando il risultato della disposizione degli oggetti nel tavolo dopo il pasto. E lui aveva un modo di definire tutte le situazioni così rapido per rendersi conto, oppure di, così voglio entrare un po' nel suo modo di comportarsi o nelle sue idee rispetto agli uomini e alle situazioni. E era un grande inventore di definizioni, di slogan, alcuni molto belli, perché trovava che uno deve rendersi conto della situazione e definirla. Nei rapporti con gli uomini, siccome sentiamo spesso dire che doveva essere un uomo molto difficile, molto impaziente e anche cattivo, o altri che dicono il contrario, e cattiveria non direi, ma l'impazienza era una sua caratteristica, se trovandosi di fronte a persone, dei seccatori o dei cretini, se ne liberava abbastanza non diplomaticamente, con le persone che lui riteneva, sui primi diceva, con gli uomini si è d'accordo o non si è d'accordo, non è d'accordo, non è pas d'accordo. Se si è d'accordo la conversazione avviene facilmente, ci si intende, ci si stimola e tutto è a posto, come dicevo, come i pesci che vivono nei diversi strati dell'acqua, avviene confusione nel mare quando uno strato di pesci invade un altro strato, allora vengono le confusioni. Questo così erano parte delle sue definizioni, quelli che poi sceglieva come per farsene amici o per frequentare più spesso, erano una sua scelta che definiva le persone più in stato più genuino, più naturale, e con questi era capace di tenerezze e di amicizia che solo quelli che hanno avuto l'esperienza possono dire. Cos'altro possiamo raccontare? Nelle sue idee come definizione dell'arte, questa anche cercando di definire le mie vere ragioni per aver portato questi disegni qui a Cagliari. E noi purtroppo in Sardegna, la Sardegna non ha una tradizione, dobbiamo ammetterlo, una tradizione artistica. Allacciarsi con la preistoria è un passo un po' troppo difficile. Gli esempi di architettura pisana li guardiamo come bizzarrie straniere, così non molto vicine a noi. L'artigianato sardo non è dei più immaginativi o dei più belli nel contesto delle culture popolari,
di altri paesi. Quindi penso che deve essere molto, so che è difficile per un giovane sardo che ha la disposizione, sente la disposizione per l'arte, di trovare un modo come procedere. Bisogna, e questo ci rende, mancando di tradizione, questa tradizione è una cosa curiosa che spesso avviene anche passivamente, artisti come Marino Marini o Manzù sono inconcepibili in Sardegna, perché questi ereditavano gratuitamente una carica di tradizione, per cui. E allora questo ci rende più vulnerabili alle infatuazioni, alle correnti, alle mode di fuori. E consigliare come risolvere questo problema è una questione un po' difficile. Io potrei dire che un approfondimento, una conoscenza di quelli che sono, tornando all'esempio delle Corbusier, di quelli che sono i principi fondamentali, le ricorrenze di questi in tutti i tempi, in tutte le culture, e allacciarsi a questa strada diritta che ha del classico, e così da impadronirsi dei principi e del linguaggio visivo per poter essere meglio in condizione di fare il nostro discorso o di raccontare la propria storia, che se uno è nato in Sardegna è unica per questo fatto, come lo è per chiunque persona che nasce in un determinato ambiente. Questo rimarrà sempre il fatto più drammatico e più importante, e il tentativo di esprimerlo non è altro che quello di spiegarsi e di raccontare questo evento che è soggettivo e unico. A me mi pare che basta così. Costantino Nivola si mangiava troppo il microfono. Bene, sono qui, come vi dicevo all'inizio, con Enrico Milesi, che insegna storia dell'architettura alla facoltà di ingegneria di Cagliari. Enrico, Le Corbusier è uno dei tanti grossi maestri che hanno dato delle indicazioni al mondo per come si può vivere nelle città, per come si può abitare. Secondo te com'è che in una città come Cagliari, che avrebbe potuto essere la più bella del Mediterraneo per come è sistemata, per la guerra che l'aveva distrutta e quindi la si poteva ricostruire molto bene, com'è che questi messaggi di questi grandi maestri dell'architettura non sono mai arrivati, tanto che anziché una bellissima città, come avrebbe potuto essere, è diventata una città di merda, assolutamente degradata e invivibile? Quali sono i motivi così più che saltano più all'occhio per questa mancanza di sensibilità culturale da parte non solo degli amministratori, forse anche dei cittadini, chissà? Il discorso potrebbe essere da precisare in maniera, diciamo, specialistica, però forse si può ridurlo in termini essenziali e anche sintetici. Io ritengo che non si possa parlare di nessuna forma artistica, dico artistica fra virgolette, ma di nessuna forma in generale, se non si parla del rapporto fra committente ed esecutore. Cioè, se non si precisa attraverso quale rapporto fra chi commissiona l'opera e chi quest'opera esegue, stavo dicendo, cioè, se non si... qui avvengono sempre cose di questo tipo, aprono la porta, si spostano i microfoni. Sto dicendo, non riusciamo a spiegarci in maniera precisa la nascita di una forma se non prendiamo in esame da quale rapporto fra committente e esecutore questa forma nasce. Ormai storicamente Le Corbusier è conosciuto e riconosciuto come un grande inventore di forme di abitare nuovo, di forme ipotizzate per migliorare il livello abitativo e il livello di vita. Ma moltissime di queste forme ipotizzate dalle Corbusier sono rimaste sulla carta oppure sono state
sperimentate raramente. Questo perché? Perché Le Corbusier è un inventore senza committente. Le Corbusier aspetta di essere chiamato, ma nessuno lo chiama mai. Qualcuno mi ha raccontato, in questo momento non ricordo chi, che all'atto della elezione di De Gaulle, Le Corbusier stava guardando il televisore e quando seppe che De Gaulle era stato eletto e che ministro della cultura era Malraux, sperava di essere chiamato, dice adesso mi chiameranno a realizzare qualche cosa. Né De Gaulle né Malraux, uomo di cultura, chiamò Le Corbusier. Ma questo perché succede? A questo punto io vorrei fare brevemente una premessa di tipo generale. Le Corbusier ha avuto tre momenti fondamentali nella sua attività, cioè ha vissuto da architetto tre momenti di modificazione strutturale, vorrei dire, che corrispondono alla fine della Belle Époque, al primo dopoguerra e al secondo dopoguerra. E sono stati momenti quelli in cui sono nate grandi speranze. La fine della Belle Époque ha significato la grande speranza di un mondo diverso basato sulla tecnologia nuova, il mito del movimento, dei nuovi materiali, eccetera. Il primo dopoguerra, dico, è stato il grande momento della rivoluzionario, diciamo così, per sintetizzare in poche parole. Come grande momento è stato di speranza, è stato anche il secondo dopoguerra. E tutti e tre sono stati momenti in cui si è venuta a formare una borghesia che aveva in una prima fase delle istanze di avanguardia, diciamo delle istanze anche rivoluzionarie. Bene, in tutti questi tre momenti storici Le Corbusier si è affidato a questa borghesia. Lui ha tentato di dare a questa borghesia degli strumenti nuovi, delle possibilità nuove di intervento sulla città. A questi tre momenti storici corrispondono tre grandi invenzioni di Le Corbusier. La prima, che è la Maison Dominot, prima del Novecento, tra il 908 e il 910, dove inventa per la prima volta la casa da produrre in serie, da produrre col cemento armato, materiale nuovissimo, sto parlando del 910. Il secondo momento, che corrisponde al secondo dopoguerra, inventa un'altra eccezionale tipologia che è l'immeuble villa, cioè la possibilità di abitare come se si fosse in una villa in un grande condominio, ecco, per semplificarlo, cioè dare a questo grande condominio, con tutte le carenze che noi notiamo oggi, quegli aspetti qualitativi, sia di forma che sia di possibilità abitative, che l'uomo singolo riscontra nella villa. Ecco, nella villa. La terza grande invenzione delle Corbusier, che corrisponde come momento temporale al secondo dopoguerra, è quella della unità d'abitazione, questo grande complesso di abitazioni, di servizi culturali e sociali, eccetera, dove abitare significa anche, non significa brutalmente dormire soltanto e mangiare, ma significa anche avere rapporti umani ben precisi. Io ho l'abitudine a dire delle cose molto cattive. Stai pensando al CEP? Ma dico, penso al CEP, penso a tutte le periferie, penso, sì. Penso a tutte le periferie. Bene, queste tre grandi invenzioni Le Corbusier le propinò quasi a questa borghesia che era in fase rivoluzionaria. E questa borghesia in parte accettò queste cose, ma le accettò per se stessa. Infatti da queste grandi invenzioni Le Corbusier tirò fuori praticamente, cioè progettò realmente delle case unifamiliari per degli intellettuali avanzati, per degli industriali progressisti di quel tempo. Però ci fu sempre un grande sospetto della classe dominante verso quest'uomo. Il sospetto che fosse quasi sempre impregnato di un populismo pericoloso. Non dimentichiamo che i tre momenti storici corrispondono a un'involuzione sempre della borghesia dominante. La prima, il primo dopoguerra, ha corrisposto alla trasformazione della borghesia in avanguardista, in borghesia nazifascista, la quale ha rifiutato queste
non solo Le Corbusier, ma ha rifiutato tutte le esperienze avanguardistiche europee a livello di forma, diciamo così. Non sto a parlare del secondo dopoguerra, perché i 30 anni attuali ci hanno dimostrato che sensibilità il potere ha avuto sotto questo aspetto. Cioè, voglio dire, forse il mio discorso è stato, pur non volendo, specialistico, però voglio dire che a mio avviso il grande dramma di Le Corbusier è quello di non aver trovato il committente esatto. Lui rimane sempre un borghese, spera in questa capacità rivoluzionaria, progressista della borghesia, e gli offre degli strumenti. La borghesia non accetta, in quanto non è rivoluzionaria, è borghese, ma è reazionaria in realtà, come ha dimostrato storicamente. Certo. Ecco, com'è che in realtà poi queste invenzioni di Le Corbusier sono state vissute? Io prima accennavo ironicamente al quartiere Ceppi, oh, sì. È evidente che non è Le Corbusier, però può essere un'indicazione di come questi grandi maestri possono essere presi come alibi e poi completamente frastornati, completamente distorti e utilizzati secondo interessi diversi. Ma, c'è un altro mito che a me interessa un po' ridimensionare di Le Corbusier. Nell'opera di Le Corbusier ci sono molti limiti. Faccio un esempio. Intorno alla metà degli anni 20, quando lui ipotizza questo grande complesso dell'immeuble villa, cioè questo grosso condominio dove lui articola e alloggia in maniera tale dove ci sia questa indipendenza particolare, per cui uno, entrando in questo grande complesso, ritrova la sua unità individuale. Ecco. Bene, questo grosso complesso era predestinato a lavoratori, a operai. Ed è molto curioso andare a vedere le piante di questi alloggi, dove Le Corbusier, da buon borghese, non capisce la condizione reale operaia di quel periodo e ipotizza l'operaio che torna a casa e c'ha pure la camera per la donna di servizio. Ecco l'ingenuità dell'uomo, che è un borghese illuminato sempre anche in queste cose. Cioè, la sua crisi e i suoi drammi nascono da questo distacco effettivo dal committente reale, dal suo utente reale, non il committente ma l'utente reale, che doveva essere l'operaio in questo caso. È una questione che riguarda molti architetti anche oggi, quali lavorano molto col pennarello e poco col rapporto sociale. Sì. Ecco, questo è uno dei limiti dell'architettura attuale, ma dico, il 68 in poi ci ha dimostrato che questo limite, certo, può essere superato. Ma ecco, questo che ho detto prima sulle così è per smitizzarlo. Sì, un po', cioè, la sua opera ha dei limiti, anche come nella destinazione, proprio, perché in realtà il destinatario primo era, come dicevo prima, la classe subalterne che non potevano avere la cultura di Le Corbusier per comprenderlo. Quindi c'è già questo grosso impatto, diciamo. Le Corbusier è stato ed è ancora un architetto d'élite, non dimentichiamolo, insomma, tutti i grandi maestri sono rimasti architetti d'élite. Ecco, dunque tu dici che una cosa importante, questo ce l'ha insegnato il 68, è prima di tutto, diciamo così in termini molto semplici, un impegno politico, cioè una coscienza politica della realtà e quindi anche una valutazione molto di parte, se vogliamo, con una scelta di campo, dove il committente è prima di tutto, deve vestire prima di tutto la veste politica. Voglio dire, voi architetti avete la possibilità di progettare spazi urbani, di determinare in qualche modo anche il modo di vivere della gente. Ecco, molte volte queste sono operazioni che si fanno a tavolino, per cui la gente o è costretta a vivere secondo le idee di qualcuno oppure non riesce a vivere, oppure c'è la possibilità di entrare in mezzo alla gente e vedere di cosa ha bisogno veramente. Ecco, siccome io faccio sempre discorsi molto confusi, ti proporrei di vedere un po' nella nostra città in che modo questi spazi sono stati utilizzati, cos'è che ha giocato prima di tutto, io dicevo, il committente con veste politica. Uh-huh. Ecco, chi è questo nostro committente? È solo lo speculatore o è anche solo l'ignorante, diciamo, che non conosce il suo mestiere o che cosa è? Ma io innanzitutto vorrei aggiungere un qualcosa prima di risponderti, che non vorrei che da quello che ho detto ne uscisse un Le Corbusier qualunquista, insomma.
Ma io ritengo che lui fosse un riformista anche illuminato, ma che, ripeto, come dicevo prima, questo distacco fra i problemi reali dell'utente lo ha portato a mio avviso, anche a degli errori formali e tipologici in certi casi. Ma io ritengo che la tua domanda sia ancora legata alla prima che mi hai fatto. Cioè, io ti ho risposto cercando di spiegarti le cause perché Le Corbusier. Anzi, perché molte cose di Le Corbusier non sono state realizzate, soltanto in parte. Proprio per questo fatto che lui aveva un rapporto quasi particolare con questo committente, addirittura si inventava il committente. Perché la borghesia rifiuta certi modelli in questo momento a livello architettonico e ne accetta altri? E quali accetta? A questo momento. Il produrre, il fare architettura, cioè il modificare le città, è improntato tutto alla resa capitalistica, anche da parte dell'imprenditore. Per cui quello che interessa non è la forma, la cosa, è l'utile che si può ricavare dall'operazione. Quindi tutti i problemi formali sono in secondo piano, ecco, questo è l'aspetto. Si trova qualche sperimentatore, qualche avanguardista, così, che con molti limiti rischia qualcosa del suo utile per tentare qualche possibilità innovativa. Le Corbusier ha trovato questi personaggi. Ma chi erano? Una delle cose più interessanti a livello di edilizia unifamiliare delle Corbusier è la Maison Roche. Beh, chi era questo signor Roche? Era uno dei più grandi collezionisti d'arte moderna. Dico, era un personaggio che credeva in queste forme, quindi anche la sua abitazione la commissionava ad uno che era del giro, diciamo così, ecco, ma sono casi isolati. Ora, per quanto riguarda Cagliari, è una cosa che mi tocca personalmente per due motivi. Io Mi insegno, riferisco al già fatto. ecco, io insegno, quindi insegno storia dell'architettura, quindi cerchiamo di storicizzare il perché di questi fatti. Allora, è gravissimo, cioè noi insegniamo tutti i meccanismi che hanno portato alla formazione delle Corbusier come persone, come persona che produce oggetti architettonici, e poi quelli che escono non fanno queste cose. Ecco, già questo. E l'altro perché, oltretutto, anch'io quando me le fanno fare faccio delle cose, quindi ci tocca da questo. Mi tocca da due punti di vista. Noi viviamo in questo momento una grande crisi. Cioè quella di non individuare più chi è il nostro committente. Noi certe volte, in certi casi, ci troviamo di fronte a committenti che non coincidono con l'utente. Faccio un esempio. Tu hai parlato del CEP. Ecco, andiamo al CEP. Io parlerei di un'altra cosa, un'altra realtà che sta nascendo a Cagliari, grossa come il CEP, che è Santeria, che tra l'altro di cui sono responsabili. Lo dico chiaramente senza pudori alcuni, senza pudore alcuno. Bene, in queste grandi operazioni, il committente è un ente pubblico, un amministratore, il quale non ha niente a che fare con l'utente. E il dramma sta in questo, che tu tratti i problemi con questi personaggi, ai quali gli interessa un certo numero di vani, un certo numero di cose, cioè dei dati quantitativi e basta. Tempi brevi, quantità e basta. Ma chi ci sta dentro? Non hai contatti con questi. E questo è il grande dramma. Io adesso lascio perdere il problema della progettazione privata a livello di casa unifamiliare, che anche lì siamo a livelli allucinanti, perché chiaramente il committente attuale cerca di riferirsi a modelli. Non so, uno dei modelli più richiesti fino adesso adesso a prescindere che io non l'abbia mai fatto, ma molti sono qui a Cagliari produttori di ville mediterranee. Perché questo? Non perché ci siano delle personaggi che credano in queste cose, noi non ritengo che forse chi fa queste cose creda anche in quello che fa. Però c'è della gente che gliele richiede e paga per queste cose, e quelli le fanno. E perché gliele richiede? Perché la Villa Mediterranea rappresenta un modello di Certo, comportamento, di simbolo. vita, di simbolo, l'Agacan che viene qua, eccetera. Per cui anche il ragioniere che fa cambiali col mutuo e tutto, fa la villetta, non so, a Sant'Andrea, facendola in questo stile, nel suo subconscio forse pensa
pensa di essere un piccolo cacà, insomma, ecco, gli va bene, come la signora che si arreda alla stanza da letto, come quella di Albertazzi, così, che ha visto nella rivista questo modello di comportamento dei periodi provinciali, però esiste. Il problema è che si presta a fare queste cose, ma io, questo non è per me un fatto deteriore, ognuno di queste cose è libero e responsabile di quello che fa. Però quello che è importante è che queste cose nascono da un rapporto preciso fra committente ed architetto, diciamo così. Le Corbusier era uno fortunato, aveva il coraggio di inventarsi i committenti quando ipotizzava queste cose. Dunque aspetta, adesso c'è un problema tecnico, Nini dovrebbe rapidissimamente voltare la cassetta perché stiamo registrando tutto quanto, e siccome mancano 5 minuti per non tagliarci la voce, è meglio che lo faccia adesso, non è importante. No, fallo, non ti preoccupare, facciamo un po' di rumore, ma è una cosa regolare. Certo. Ecco, facendo così, taglio. Oh, ecco. Certo, queste sono cose che alla RAI non ammetto. Ecco, riprendiamo un po' questo discorso sui committenti. Sì. Io adesso non vorrei ancora una volta essere cattivo, però tu dici che non suscita scandalo in te questo tipo di rapporto tra privati, no? Il fatto è che costruiscono queste villette, non le costruiscono sulle nuvole, le costruiscono molto bene in vista, no? Quindi danno fastidio anche... Ecco, questo è un altro aspetto della questione. Sì. Io molto, diciamo, neutralisticamente ho visto soltanto l'aspetto della forma, insomma. Ma il dramma è del consumo del territorio, è il dramma è della distruzione dell'ambiente. Questo è un altro aspetto della questione drammatica che io sottintendevo e su cui non voglio essere equivocato, cioè non posso essere equivocato. Questo è un altro aspetto... delle cose. Sì, ma torniamo a questo problema di Sant'Elia, è un problema molto grosso. Ecco, c'è questo distacco, diciamo, tra committente e fruitore. Sì. Alla fine, ecco, gli abitanti di Sant'Elia andranno a vivere in ambienti, in spazi urbani che non si sono scelti, o perlomeno non si sarebbero scelti. Probabilmente nel caso tuo è un po' diverso, perché so che tu la gente la contatti, quindi... cioè, qui si rischia sempre di passare per avanguardisti in queste cose qua, insomma, quindi forse è meglio chiarirlo. Poi, oltretutto, voi dalle Corbusier stiamo parlando delle cose fatte da me che abbastanza non è, perché no? No, voglio dire questo soltanto, cioè, noi siamo partiti dal discorso sulle Corbusier sul fatto perché certi modelli che noi culturalmente riteniamo validi purtroppo non sono diventati modelli di massa, e questo è sì, il problema è questo. E io, quando tu sfogli delle riviste di progetti, di concorsi, eccetera, vedi le cose che si è volute fare e non si fanno, cioè l'utopia, insomma, questa è una cosa che fa tristezza, queste cose. Però io penso un'altra cosa, che queste utopie, queste sperimentazioni sono a livello elitario ancora, cioè sono comprensibili soltanto da addetti ai lavori, e questa è una cosa gravissima, cioè sono tutte cose slegate da quello che è la cultura, non dico attuale, ma quella che è la cultura dell'utente, cioè dell'operaio, eccetera. Cioè, a me è capitato, quando si parlava di Sant'Elia, io cercavo di portarli su modelli che io culturalmente ritenevo più validi dell'abitare, ma molte di queste donne con cui ho parlato, e che in 10 stanno in una stanza, non hanno servizi igienici a livello allucinante, proprio sopraffatti dal bisogno, si rifacevano a certi tipi di modelli di abitazione che loro avevano, si erano, o che recepivano nel loro lavoro. Per esempio, una donna che va a fare le pulizie a casa del medico, immagina la casa del medico come il punto di arrivo. Ecco. Ecco, per cui non era il funzionamento della casa che interessava, ma per esempio che le piastrelle fossero di ceramica, la maniglia, la porta di una certa cosa. Ecco. Questo è un livello molto elementare, ma che diciamo non deve meravigliare. Questo è, e ne deve far sorridere per niente, anzi. E per cui ecco che il discorso è molto difficile questo. Poi oltretutto si scade anche certe volte nel paternalismo. Io ritengo
Sì, è vero, io ho avuto dei contatti diretti con alcune di queste donne, famiglie, eccetera. Però era, ripeto, un fatto anche deteriore, secondo me, perché era uno dall'alto, io in tutti i casi dall'alto gli porgevo delle cose naturalmente senza, loro non avendo strumenti di mediazione di queste cose, li accettavano perché avevano fiducia in me per un certo tipo di rapporto anche politico che avevo, oppure vedevano in me lo specialista come il medico che dice che c'hai quella malattia e tu non dici niente, prendi la medicina e basta, insomma, ecco, questo è... Però non c'è, a mio avviso non siamo riusciti a rendere cosciente la gente di questo. Cioè tu non pensi che un riferimento immediato alla funzionalità di un qualunque oggetto, anche un oggetto abitativo, diciamo, possa essere già sufficiente per innescare un certo processo culturale? Cioè, voglio dire, nel momento in cui vivono in 10 e poi affronti immediatamente, 10 in una stanza, affronti questo problema, quindi la dislocazione degli abitanti di questo appartamento, eccetera, probabilmente si può già partire da lì, non lo so, è un problema io mi pongo come pittore. Ti dirò una cosa, le case santerie sono molto complicate a livello compositivo, ma è vero che molti personaggi a livello di funzionari dotati di cultura tecnica trovano difficoltà a comprenderli. Mentre sono, in realtà sono delle cose che si richiamano a dei modelli, cioè c'è molto di, non lo dico per, lo dico con pudore, c'è molto di Le Corbusier, molto dei maestri, insomma, cioè io ritengo che queste cose siano, sarò un manierista, sarò forse accademico, però le cose che sono state fatte devono essere utilizzate, è stupido inventare l'orologio a cucù quando esistono gli orologi al quarzo, insomma, certo. Dico, sarebbe veramente è ridicolo. Però è successo un fatto interessante, casuale anche, cioè il fatto che nella realizzazione del quartiere siano intervenute manodopere formata da abitanti del borgo stesso. Insomma. Poi hanno visto nascere questa cosa stranissima, dove non ci sono pilastri, non ci sono cose che loro hanno abituati a fare come carpentieri, ma ci sono un sistema costruttivo diverso. Prima l'hanno recepita come... un po' con un sospetto, questo fatto crollerà, non crollerà, si reggerà, insomma. Devo dire, questo sospetto l'avevano anche altri a livello, con conoscenze tecniche molto alte. Qualcuno si lamentava anche di averlo provato, insomma, cioè non dovevamo provarlo perché forse non si regge. Però dopo questo primo sospetto è nata una nuova coscienza, a mio avviso, che è questa, forse io sto un po' enfatizzando il fatto. Però siccome queste case sono nate da un certo tipo di lotta, che noi sappiamo, il fatto che queste case siano diverse dalle altre, come funzionamento, come tecnica, questo ha significato quasi non aver acquisito quasi il diritto di avere una casa diversa in funzione alle altre, cioè la nostra casa è diversa, ha delle qualità diverse, quindi può essere la nostra casa. Ecco. Secondo me è molto importante anche questo. Il fatto che se le facciano. E poi non è che siano più belle come formate, forse sono anche più brutte. Insomma, dico, sono, no, ma questo non, non è hanno, non hanno, non hanno mattonelline, non hanno tutti questi cazzavuli che solitamente gli architetti o certi architetti mettono, cioè queste cose orribili, mattonelle colorate, intoni, giochettini, mattoncini messi in un certo modo. E poi bisogna pensarci, perché io non riesco a capire come si riesce a cercare di arrivarci a queste cose, che stupisce. Poi la fanno con facilità, poi con mano, queste... Sì, c'è gente che fa facilmente dei quadri e poi pensa tutto il resto del tempo alla cornice. Esatto, ecco, esatto. Questa è una battuta che veramente hai centrato, hai sintetizzato quello che volevo dire, sì, veramente. Si pensano molto alla cornice. Sì, infatti. Poi, molti quadri stanno meglio appesi senza cornice. Sì. Sì, torniamo a questa cosa. A me interessa molto la cosa che dicevi sul fatto che molta manodopera è del luogo. Io sono sempre stato convinto che le cose si capiscono quando si fanno, e allora capire non soltanto se si regge un edificio, evidentemente si regge, ma anche i motivi, significa capirne un po' il linguaggio, e quindi significa anche probabilmente disporsi a un modo di abitare ben diverso. Diciamo che secondo me sono due possibilità: una è quella appunto di far mettere le mani nelle cose alla gente, e un'altra, appunto, non dimenticando l'osservazione che facevi, che secondo me è giusta, c'è questo gap culturale, diciamo, no? Le aspirazioni della gente che non ha mai avuto ad avere magari le cose pacchiane.
Ecco, mettere appunto queste due componenti, da una parte appunto la partecipazione e dall'altra anche una certa imposizione, perché certe cose in qualche modo le imponi, perché Certo. non puoi star lì a spiegare tutto perché il cemento armato usato come lo usi tu non crolla, eccetera, diventa una cosa troppo lunga, altrimenti si torna a Sapinnetta che Certo. è staticamente a posto. Ecco, quello potrebbe essere un modo per iniziare. È una cosa che anch'io mi domando quando espongo i miei quadri che presentano delle difficoltà dello stesso tipo, no? Però ho anche constatato che quando la gente le fa queste cose, la gente sono anche i bambini, Sì. quando usano i colori, quando si misurano, allora capiscono i problemi, allora ci entrano molto bene. E mi pare che l'impostazione che avete dato. Magari questo sarà dipeso dalla Camera del Lavoro, non lo so, dall'ufficio di collocamento. Fatto è che probabilmente è una situazione fortunata che Certo, ecco dovrebbe. perché dico, è casuale, non può essere tipizzato come metodo, insomma, ecco, questo è il limite di tutto. Però ti voglio dire una cosa. Noi avevamo almeno io personalmente avevo questo grosso problema lì, nella Santeria, che è una grossa cosa, è un grosso pezzo di città, insomma, che come tutte le grosse cose possono dare anche fastidio e possono dare anche un fastidio nell'abitarci. E allora il problema è stato quello di, siccome la casa bisogna darla a tutti, non possiamo dare le villette a tutti, né possiamo dare le palazzine gioccate, ornate, eccetera, bisogna dare la casa a tutti. Questo è un problema fondamentale, perché molti dimenticano, insomma, la fame di casa, insomma, ecco. Quindi bisognava costruire molte case, grosse cose, questo è un grosso complesso. E allora è proprio almeno da parte mia c'è stato questo tentativo di recuperare quello che è stato un insegnamento ormai storicizzato dalle Corbusier ad altri, quello di recuperare in questi grandi complessi, quello che dicevo prima, le Corbusier, questa possibilità di vita unifamiliare, unitaria, cioè di trovare in questo grosso complesso quei momenti di pause tra lavoro, da lavoro, tali da non essere sopraffatto dalla dimensione del complesso. E questo, forse non ci saremmo riusciti, non lo so. Però c'è stato questo tentativo che la gente ha anche apprezzato, perché la cosa che scandalizzava i ben pensanti a Cagliari sono queste grandi strade pensili che svincolano gli appartamenti a vari piani. Sono queste strade che corrono in alto e svincolano gli appartamenti. E tutti pensavano queste strade come sede di traffico di un grosso casino e basta. Ora però l'organizzazione degli adulti è tale là dentro che una volta entrato uno si svincola talmente da queste strade. La loggia è quasi indipendente. Questo è stato notato da uscire a voi, ma una volta che ci sto dentro sono come se fossi in una villetta, ecco la parola esatta. Ecco. Quindi questo recupero, questo fatto. Questo è stato notato anche da persone che non hanno livelli culturali, come dicevo prima, questo gap che dicevi tu. Questo è stato notato proprio constatando con mano, vedendo questi grossi muri che si articolavano il giorno prima, una specie di gioco di carte, capito? E poi hanno notato un'altra cosa, che non c'è bisogno di decorare le case all'esterno, le facciate. Le facciate restano come così, ma restano così, restano così. Perché di solito molti di loro che lavoravano in edilizia erano abituati a una volta fatta la facciata, arrivava quello che diceva questo va di questo colore, poi questo mattoncino viene così, poi si placca, si dipinge, si orna. Certe volte, queste sono le cose più lucidate, si chiamano anche artisti per fare le Io ne sono impegnato in una parte di questo Ecco, tipo. si chiamano questi artisti quali fuori da qualunque processo di formale, vengono chiamati a decorare, cosa concezione secondo me ottocentesca veramente. Quali vengono chiamati a decorarle, certe volte vengono fuori delle cose, certe volte vengono cose veramente da Siberia, secondo me, proprio del coraggio di dirle. Sì. E invece lì il pezzo usciva fuori, tutto già preciso, fatto, veniva montato e finito. Questa è già un'altra cosa che sconvolgeva. Sconvolge molte persone che passano e dice, ma no, come lo finiranno? È finito così, insomma. Questo è. Cioè, tutti i materiali in vista, così, Sì, no? tu materiale in vista granito, eccetera. È molto Cioè, ma bello. siccome abbiamo perso il tema principale, cioè sulle Corbusier, insomma, ecco. Le Corbusier a mio avviso, un grosso merito, aver inventato e applicato con coerenza, fino alla fine, come nei suoi disegni, anche in architettura, un metodo rigoroso. È un metodo che si basa sulla geometria, cioè si basa su elementi
oggettivi, non soggettivi. Quindi la chapelle dell'emozione, questa, il senso del colore, queste balle qua, capito? Legate, perché a un certo punto uno digerisce bene che gli va bene il giallo quel giorno, uno, chi ha voglia non gli va bene il rosso. No, la geometria è qualcosa che è slegata dall'emozione, dalle cose. È un rapporto preciso, perfetto. Ti dovresti scostare appena appena, che è molto in crisi, non riesci a trovare i dischi. Ecco perché la ragione della caduta dell'ornamento, la caduta di queste cose qua. L'architettura nasce dall'organizzazione del materiale, eccetera, ed è quello. Non c'è bisogno di sovrapposizioni. Questa è una grossa invenzione delle cose così, la oggettività della forma, insomma. Senti, qui ci restano ancora pochi minuti. Non hai parlato troppo. Hai parlato quanto è sufficiente. Quanto era dovuto. E quanto ci hai permesso anche dei tempi. Comunque abbiamo ancora qualche minuto. Vogliamo parlare male un pochino delle costruzioni più brutte di Cagliari, o no? Più brutte? Beh, più brutte, più pericolanti. Per esempio, adesso ho in mente il grattacielo che sta per venire giù. Quale grattacielo? Quello ai giardini pubblici, quello che sta facendo crollare la Porta Cristina, perché dicono che si tratta di falde acquifere, tu ci credi? Non è perché sono troppo pesanti? Ma no, io dico questo, che la natura si vendica. Cioè, c'è una legge che è giusta, capito? Una nemesi, no? Si vendica. Però io mi ricordo di un fatto, io ero ancora studente quando fu realizzata quella roba. Ecco, deve ancora passare. Ecco, è passato. Il nostro studio numero 14 ha una superficie di metri quadri 2. Non vorrei che pensate che siamo in uno in grembo all'altro adesso, no? No, volevo dire questo, io ricordo un fatto. Quando fu realizzata quella cosa lì, ci furono delle persone che si lamentarono, dicevano che era un obbrobrio e questo. E ci furono delle altre invece, non so su quale giornale, tirano fuori che invece era un elemento che nel profilo di Cagliari si contrapponeva alla torre, quindi eccetera, svettava nel cielo, molto eccetera, bello, sì. Eccetera. Io sapevo anche che se non lo fermavano, chi l'ha realizzato avrebbe, come impresa, avrebbe costituito il doppio, insomma, di quello che sto fatto. Cioè, cosa voglio dire? Cioè, che a livello di cultura, di intellettuali impegnati, c'è sempre chi può giustificare queste cose qua. Qualcuno lo può giustificare tranquillamente, insomma. Per cui è difficile dare dei giudizi. Brutto, bello, è il frutto di qualcosa che nasce, come dicevo prima, da un certo tipo di rapporto. Era lì case fatte per la borghesia agiata, basta vedere i nomi di quelli che ci vanno, l'età, ecco, per giudicare. Ecco, le case, le targhette. E vedere anche le persone. Io ti dico una cosa, c'è uno studente del mio corso, che ha fatto un'indagine interessante. È andato a vedere che cosa si scrive di raccomandazione nei condomini alto borghesi, ecco. Per esempio, non introdurre il cane. Ecco, non introdurre il cane. No, queste cose non si scrivono. No. Il cane, eccetera. Sì, una cosa interessantissima è questo: è vietato buttare nel cortile giornali pornografici. Ah, ecco. Questo, ecco. Cioè l'unità, per esempio. Non si sa cosa. Io non voglio dire cosa. Giornali pornografici, questa è la preoccupazione, capito? Ecco, io direi, per valutare le case a Cagliari, di andare a vedere le targhette, che ci abita, eccetera, eccetera. E che mestiere fa? Che incarichi politici hanno? Chi ha fatto? Chi ha fatto prima? Sì. Io dico, noi tutti, noi siamo responsabili, ognuno di noi ha fatto delle qualche cosa che non coerente, che mi è capitato di farle, cioè, però entro certi limiti, insomma. Ecco. Vabbè, regolare, non è regolare, nessuno, nessuno è vergine e casto, insomma. Però ci sono dei limiti, dove il pudore, sì. Non dico il buon senso, il pudore arriva. Così è uno che aveva un grande pudore, insomma. C'è un'altra di costruzione molto bella, che è quella che tu vuoi costringere a farmi dei nemici. Ah no, ne parlo male io. No, ma guarda, io non ho nessun po' paura di questo, guarda che siamo già nemici, per cui non ho problemi. Può darsi, non lo so, qui si tratta di suole, tu te la fai con le suole, no? No, guarda, da sicuro no, specialmente con il macellario, no, guarda. Ecco, allora, si tratta di quella bellissima costruzione che sta nei pressi di Via Milano, si vede da tutte le parti del mondo, messa in alto, un bellissimo parallelepipedo. Quella è, cioè io vedrei la cosa da un altro punto di vista lì,
In realtà, se la dovessimo esaminare come opera in sé, l'opera è corretta. Cioè il rapporto tra pieni e vuoti è costante, il balconcino è pulito, eccetera. Ma la cosa allucinante è, a mio avviso, attraverso quali operazioni questa cosa è stata costruita lì. Quella era una collina. Verde, zona verde nel piano, modifica del piano tra queste cose. Ecco, voglio dire che tutte queste operazioni di forme, che in se stesse sono anche giustificabili, questa è forse più giustificabile di altre, nascono da scelte politiche allucinanti, insomma. Cioè nascono da una gestione approssimativa, diciamo così, approssimativa della città, sì. Approssimativa per non dire altro, insomma, questo sì, purtroppo è così. Ormai siamo arrivati alla fine, sei stato molto gentile a partecipare a questa trasmissione. Pensavo che non avrei dovuto farti fare dei nemici, comunque, per come ti conosco, credo che ormai quelli che dovevi farti te li sei fatti. Sì, sì, no? Fatti anche a Guirrito. Qualcuno in più, in meno, insomma. No. Spero di non avessi fatto nemico Le Corbusier, perché se mi apparisse in sonno stanotte mi preoccuperei. Ma no, anche lui ogni tanto una tiratina d'orecchie se ha bisogno. Non so, per esempio, ricordando la cosa che diceva Nivola della storia dei pesci. A me non è che vada molto sì, giù. Sì, questa, pesci sì, ma beh, dico, era un uomo che gerarchizzava molto le persone. Però io vorrei, se mi prendete un secondo soltanto, sì, per dire questo. È veramente triste vedere, per me è stato veramente triste vedere il sabato alla Galleria Duchamp la fine di quest'uomo. Di un uomo che per tutta la vita ha sognato di dare le case a tutti. E vedere come questi suoi disegni, che sono interessanti, andranno ad adornare le case di personaggi che in realtà non faranno mai, sì, muoveranno niente, perché queste cose si facciano. Cioè lui, i disegni delle cose andranno a decorare le pareti di case di professionisti, di imprenditori, di cose che vedevo là interessati al prezzo, insomma. Io ho visto un imprenditore che è venuto 30 secondi, ha chiesto il prezzo del più alto, l'ha subito comprato per essere lui. Non so se abbia comprato, perché stava già trattando. 30 secondi, poi è andato via. E quello è un imprenditore il quale sicuramente case come voleva Le Corbusier non ne farà, anzi, ecco, questo è triste veramente. Bisognerebbe cambiare questa società, ma insomma. Ma qui è un altro discorso. Beh, diciamo che anche questa trasmissione ha questa funzione. Va bene, ti ringrazio ancora, ringrazio i nostri amici che ci hanno ascoltato e a risentirci la prossima volta. Abbiamo trasmesso? Arte 24. Divagazioni settimanali sull'arte a cura di Tonino Casula.